Parole d'impresa. 10 voci, 10 storie di coraggio e innovazione. In collaborazione con Trentino Sviluppo. Bentrovati da Patrizio Orsinger e ritorna il nostro appuntamento dedicato all'innovazione, alle imprese, alle idee imprenditoriali innovative e alle start-up trentine. Oggi parliamo di energia eolica e del progetto WIL, The Wind Landscape Club, una startup ideata da un gruppo di giovani studenti di ingegneria e architettura. Fra i tanti bandi a cui hanno partecipato anche quello di Trentino Sviluppo, di 2T Adventure X, dedicato alle nuove startup. Parliamo oggi con Alberto Rossetto, uno dei fondatori di WIL. Alberto, ben trovato. Ciao a tutti. Allora, com'è nato questo progetto e come vi è venuta questa idea? Il progetto e l'idea è nata perché abbiamo partecipato a un bando per studenti che era sull'integrazione dell'eolico con il paesaggio ed era a riva del Garda. E siccome l'eolico aveva un paio di problemi estetici e anche funzionali, mi avevo detto che va bene integrarlo dentro la costa di riva del Garda, ma bisogna anche risolvere i problemi che lui ha. E da qui abbiamo deciso di sviluppare una nuova tecnologia che permette di migliorare l'efficienza, migliorare anche l'energia prodotta e di risolvere l'impatto visivo che ha adesso l'eolico. E da chi è composto questo team? Noi siamo tre studenti di ingegneria e di architettura, un ingegnere e un neolaureato in giurisprudenza che segue la parte di marketing lui. Si parla sempre della diatriba ingegneri architetti, ma a chi vengono le idee migliori? Agli ingegneri o architetti all'interno di WIL? A entrambi. In realtà le idee migliori vengono all'avvocato, che ha più una visione esterna e quindi dice forse questo caso è una soluzione migliore. Quanto è importante per voi aver partecipato a questi bandi? Allora, aver partecipato di 2T Adventure X è stato estremamente importante perché innanzitutto ti permette di fare un percorso formativo che non puoi apprendere in nessun'altra scuola e ti insegnano a lavorare nei campi che l'università, nel mio campo ingegneria, non compete, quindi come si fa una startup, come si fa un piano finanziario, un business plan, e poi ti mette di fronte a dei limiti che possono essere, nel mio caso, la presentazione davanti ai investitori e come si fanno e come si risolvono. E quindi è stato una bella palestra. Esatto, sì, esatto. Grazie mille allora al nostro ospite Alberto Rossetto, uno dei fondatori di WIL. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi. Ma che cos'è il bando D2T? Ce lo spiega Francesca Re. Con quasi 600 start-upper coinvolti e 280 progetti presentati dal 2007 ad oggi, 31 imprese premiate e oltre 20 aziende attive sul territorio, il premio D2T Adventure X è ormai una tradizione trentina dell'innovazione. Il bando della 12ª edizione è online sul sito premiod2t.it. Si rivolge alle idee di impresa in fase iniziale e le premia con somme in denaro, ma anche formazione e accompagnamento. L'iniziativa è promossa da Trentino Sviluppo in collaborazione con HIT Ab Innovazione Trentino nell'ambito del progetto europeo Startup Euregio, con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, dell'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition PNA Cube e di APSTI, l'Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani. Il premio D2T si rivolge a gruppi di almeno 2 persone fisiche o a imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019. Un'apposita commissione verificherà le proposte pervenute e selezionerà i 10 team che si sfideranno nella finale del 31 maggio. La graduatoria quest'anno è unica e prevede la premiazione dei primi 3 classificati assoluti con rispettivamente 30.000 euro per il primo classificato, 10.000 euro per il secondo e 5.000 euro per il terzo. I vincitori avranno inoltre diritto ad un contratto di host gratuito di 12 mesi, l'accesso alla finale del Premio Nazionale dell'Innovazione di PNA Cube e alla finale Euregio di Adventure X. La scadenza per candidarsi è il 29 di aprile. Per chi è interessato c'è la possibilità di iscriversi e partecipare gratuitamente a 2 giornate formative in programma il 5 e il 12 aprile. Per saperne di più vi ricordiamo il sito premiod2t.it. Parole d'impresa. 10 voci. 10 storie di coraggio e innovazione. In collaborazione con Trentino Sviluppo.